Era la festa di Miffy e la sua mamma le aveva preparato un bel dolce al cioccolato. Aveva messo sul tavolo dei cappelli di carta colorata e aveva appeso decorazioni per tutta la loro piccola casa. Erano le 12 e nessuno era arrivato alla festa. Miffy era curiosa di sapere se qualcuno sarebbe venuto. Si affacciò alla finestra, ma non vide arrivare nessuno. «Dove sono tutti?» domandò alla sua mamma. «Abbiamo spedito gli inviti a tutti i tuoi amici, Miffy», disse la sua mamma. «Sono sicura che saranno qui presto». In quel momento suonò il campanello. Era Eggy, l'amica di Miffy. Portava con sé un grande regalo per Miffy. «Oh, ciao, Eggy!» disse Miffy. «Sei la prima ad essere arrivata. Dall'aspetto sembra un bel regalo e credo proprio che lo sia». «Miffy, devi aspettare che arrivino tutti!» disse Eggy. «Solo allora potrai aprire tutti i tuoi regali». In quel momento suonò il campanello. Erano tutti gli altri amici di Miffy. C'era Poppy Pig, Grunty, Boris Bear e Barbara Bear. Tutti avevano dei misteriosi regali. «Prima di aprire i regali, mangiamo un po' di torta e del gelato», disse mamma Bunny. Furono tutti d'accordo. Miffy si stava chiedendo cosa ci fosse in ogni singolo pacchetto. Non appena ebbero finito i dolci, la torta e il gelato, Eggy disse: «Ora puoi aprire il mio regalo per primo». Miffy velocemente scartò il suo regalo. Era un favoloso libro e anche una tavola di legno. «Questo libro è bellissimo», disse Miffy, «ma a cosa serve la tavola di legno?» «Lo vedrai, Miffy», disse Eggy. Poppy Pig disse: «Ora puoi aprire il regalo mio e di Grunty». Miffy fu sorpresa di trovare altri due libri e altre due tavole di legno. Anche il regalo di Barbara Bear era composto da un libro e due tavole. «È molto buffo», disse Miffy. «Posso leggere i libri, ma cosa posso fare con queste tavole?» «Beh, non ti è rimasto che aprire il mio regalo», disse Boris Bear. «E poi lo capirai». Il regalo di Boris era una semplice busta, ma quando Miffy l'aprì, subito capì lo scherzo. Dentro c'era il disegno di una libreria. «Ti aiuteremo noi a costruirla», disse Boris Bear. In poco tempo, Miffy ebbe una bella libreria. Tutte le tavole combaciavano perfettamente. «Proprio quello di cui avevo bisogno», disse Miffy felice. «Ora ho più spazio per tutti i miei libri e i miei giocattoli. Grazie a tutti per la meravigliosa sorpresa». La zietta di Miffy, Alice, era stata una ballerina da giovane. Amava ancora molto danzare, così decise di dare lezioni di danza a Miffy e alle sue amiche. Sabato mattina, Miffy, Winnie, Melanie ed Eggy andarono a casa della zietta Alice sulla collina per le lezioni di danza. Prima di tutto, naturalmente, la zia Alice diede loro dei deliziosi biscotti e della cioccolata. Poi, indossati i loro vestiti da danza, erano pronte ad iniziare. «Ballare sembra facile», disse la zietta Alice. «Ma bisogna lavorare molto duramente. Dovrete impegnarvi per imparare i passi giusti.
Prima vi mostrerò cosa dovrete fare. Ora, ragazze, provate a farlo insieme. Era molto difficile. Ma quando la zietta Alice suonò la musica al pianoforte, finalmente ci riuscirono. Bene! Ora vi farò vedere come girare su voi stesse senza perdere l'equilibrio. A volte vi sentirete stanche, disse la zietta Alice. Ma quando diventerete delle vere ballerine sarete molto felici. Ogni sabato andavano su e giù e giravano intorno. Saltavano e giravano e si mettevano in posa, andando sempre a tempo con il pianoforte. Era molto dura, ma molto divertente. Miffy cercava di muoversi e di stare in piedi con grazia. Tutto ciò la fece sentire bene con se stessa. Si chiedeva se l'orsetto Boris Bear avrebbe potuto diventare un ballerino e domandò alla zietta Alice: «La danza è solo per le ragazze?» «Assolutamente no», disse la zia Alice. La danza è per tutti. Alcuni dei più grandi ballerini sono ragazzi. Il ballo dà loro forza ed equilibrio. Dovrei chiedere agli orsetti Boris Bear e Barbara Bear di unirsi alla nostra classe, disse Miffy. Sì, disse la zietta Alice. Se formiamo un gruppo più numeroso, possiamo fare un balletto per i vostri genitori. Saranno felici di vedere come siete diventati bravi. Tutte le ragazze avevano lavorato molto duramente. Miffy si domandò: a Boris Bear piacerà veramente diventare un ballerino? Quando andò a trovare Boris Bear a casa, Miffy fu sorpresa di scoprire che Boris era già un ballerino. Una mattina, Miffy ricevette una cartolina dal suo caro amico Boris Bear. Boris viveva in una casetta di legno che aveva costruito da solo. Era situata proprio in mezzo al bosco. Sulla cartolina c'era un bellissimo disegno di questa casa. Dall'altro lato, Boris Bear aveva scritto: «Cara Miffy, per favore vieni a trovarmi. Vorrei tanto che tu mi aiutassi a raccogliere i mirtilli. Il bosco è pieno di mirtilli in questo periodo dell'anno». Miffy pensò che sarebbe stata una cosa divertente da fare. Così chiese a mamma Bunny se poteva andare a far visita a Boris Bear e raccogliere dei mirtilli. «Certo, ma devi fare molta attenzione. Segui sempre il sentiero, così non ti perderai», disse la sua mamma. «Oh, non ti preoccupare, mamma. Io conosco la strada». La mamma disse: «Ti preparerò un cestino con dei panini, così tu e Boris Bear potrete fare un bel picnic anche con i mirtilli che avrete raccolto». «Stai attenta», disse di nuovo la mamma di Miffy, mentre le diceva ciao. Miffy si inoltrò nel bosco e seguì con attenzione il sentiero. Sentì gli uccellini cantare. Sentì il dolce profumo dei fiori. Vide volare di qua e di là moltissime farfalle colorate.
Il bosco era pieno di meravigliose cose da vedere, da sentire e da ascoltare. Guardò a destra, guardò a sinistra, guardò in alto, guardò intorno. All'improvviso guardò dritto avanti a sé. E lì c'era la casa di Boris Bear. Boris uscì fuori per accoglierla. Ciao, Miffy, sono così felice che tu sia venuta. Ci sono così tanti deliziosi mirtilli da raccogliere nel bosco. Raccolsero e raccolsero. Presto i loro cestini si riempirono di freschi, maturi mirtilli. E anche le loro pance si riempirono di freschi, maturi mirtilli. E anche di panini. Si divertirono davvero molto. Presto cominciò a fare buio. Oh, disse Miffy, per me è arrivata l'ora di tornare a casa. Pensi di poter ritrovare la strada? Chiese Boris Bear. Era un pochino preoccupato che Miffy si potesse perdere. Non ti preoccupare, Boris Bear, io conosco la strada, disse Miffy. E cominciò a incamminarsi verso casa, con il suo cestino pieno di mirtilli. Ma cominciò a diventare sempre più buio. Miffy guardò a sinistra. Guardò a destra. Ma tutti gli alberi le sembravano uguali. Temo di essermi persa alla fine, disse Miffy. No, disse Boris Bear. Non ti sei persa. Ti mostrerò io la strada per uscire di qui. Miffy fu molto felice quando vide che Boris Bear l'aveva seguita per aiutarla a ritrovare la strada di casa. L'accompagnò fino alla fine del bosco. Eccoci qua, disse Boris Bear. Ecco là la tua piccola casetta. Ora puoi continuare la strada tutta da sola. Miffy salutò Boris Bear e pensò: sono così contenta di avere un amico tanto caro. Una mattina, quando il sole stava sorgendo, Miffy si svegliò molto affamata. Mi piacerebbe tanto mangiare delle fresche carote per colazione, disse. Guardò in cucina. Lì non c'erano delle carote. Guardò nella credenza. Lì non c'erano delle carote. Guardò sopra il tavolo. E neanche lì c'erano delle carote. Povera me, disse Miffy. Quando hai voglia di carote non vuoi nient'altro. Miffy era veramente molto affamata. Proprio in quel momento suonò il campanello. Miffy aprì la porta e vide davanti a sé la sua amica Poppy Pig. Entra, Poppy, disse Miffy. Vorrei offrirti qualcosa per colazione, ma non ho neanche una carota. Povera me, disse Poppy Pig. Hai guardato dappertutto? Sì, rispose Miffy. Ho guardato in cucina. Ho guardato nella credenza. Ho guardato sul tavolo. Ma, disse Poppy, hai guardato dentro la pentola che è sul fuoco? Oh no, disse Miffy. Mi sono dimenticata di guardare dentro la pentola. Entrambi si affrettarono ad andare a guardare dentro la pentola. Ma la pentola era vuota. Che delusione. Ora ho tanta fame anch'io, disse Poppy Pig. So cosa possiamo fare. Andiamo a casa mia. Io ho delle magnifiche carote nel mio orto. Ma io sono passata ieri nel tuo orto, Poppy, e non ho visto nessuna carota lì. Poppy rise. Andiamo nel mio orto e ti mostrerò dove sono. Miffy era curiosa di sapere come ciò era possibile. Le carote possono crescere in un solo giorno? Arrivarono insieme alla casa di Poppy. Miffy era molto perplessa.
Quando arrivarono all'orto di Poppy, Miffy cercò e cercò, ma non riuscì a vedere neanche una carota. «Ma qua non c'è neanche una carota!» disse Miffy, che a quel punto era molto scocciata ed era soprattutto molto affamata. «Lo sapevo che non potevano crescere in un solo giorno!» «Ma certo che no!» disse Poppy. «Ma qui ci sono le carote, Miffy, è solo che non si vedono!» Si chinò un po' e tirò fuori una magnifica carota. «Ah!» disse Miffy. «Le carote crescono sottoterra! È per questo che non potevi vederle!» «Serviti pure, Miffy, prendine quante vuoi!» disse Poppy. Quando ebbero finito, Miffy e Poppy tornarono a casa di Miffy. Non vedevano l'ora di mangiarsi quelle buonissime carote per colazione. Miffy stava guardando fuori dalla sua finestra in una giornata tempestosa. Il vento stava soffiando, le foglie venivano spazzate via e ricadevano a terra. Ma presto tornò il sole. Il vento si fermò. Ancora una volta era una bella giornata luminosa. Miffy prese una palla e andò fuori a giocare. Miffy lanciò la palla alta in aria. Cadde per terra e rotolò vicino a un albero. Miffy corse per riprenderla. E cosa pensi che vide? Era un piccolo uccellino. La tempesta lo aveva fatto cadere giù dal suo nido ed era troppo piccolo per volare. «Oh, poverino!» disse Miffy. «Questo piccolo uccellino ha bisogno d'aiuto. Ma cosa potrei fare?» Miffy portò l'uccellino a casa sua e lo fece vedere alla sua mamma. «Come posso aiutare questo piccolo uccellino? Penso che la tempesta l'abbia fatto cadere giù dal nido. Deve essere ferito.» Mamma Bunny guardò il piccolo uccellino. «Penso che stia bene, Miffy.» «Oh, è fantastico, mamma. Posso tenerlo? Lo laverò, gli darò da mangiare e gli farò un bel lettino.» Ma la mamma di Miffy disse: «Non penso che una casa sia il posto giusto per questo piccolo uccellino. Ha bisogno della sua mamma. Lo starà già cercando.» Guardarono fuori e videro la mamma dell'uccellino che volava intorno all'albero cercando il suo piccolo. «Dobbiamo rimettere l'uccellino nel suo nido, sull'albero. È troppo piccolo per volarci da solo.» Allora misero l'uccellino sul prato e presero una scala. Il piccolo uccellino si mosse e fece un piccolo salto, e poi ancora, e fece due salti, aprì le sue ali e provò a sbatterle, e poi ancora, e sbatté di nuovo le sue piccole ali. Miffy e la sua mamma tornarono con la scala e la appoggiarono all'albero, e in quel momento il piccolo uccellino cominciò a
sbattere le sue piccole ali sempre più veloce e si alzò in volo. Volò a destra e a sinistra, su e giù, e arrivò da solo al suo nido. Il piccolo uccellino è tornato al suo nido, disse Miffy. Guarda! La sua mamma volò al nido. Il suo piccolo era sano e salvo. Miffy e la sua mamma riportarono la scala al suo posto. La mamma dell'uccellino era felicissima di aver trovato il suo piccolo. Miffy, Miffy, corri e vai, con i tuoi amici ti divertirai. Snuffy, Grunty, Boris e anche Poppy è qui con te.